Allora, siamo qui con i ragazzi dei Mellow Mood e sono passati quasi 10 anni dal vostro esordio discografico, che era l'album intitolato Move. E in questo nuovo disco che esce domani, venerdì 6 aprile, nella canzone Tough Rocky Road, tra l'altro dite significativamente After all, we're still around. Cosa sono i Mellow Mood del 2018? Bella domanda. Non sono più quelli del 2008, il primo disco Infatti. sicuramente. Sì, quella frase che hai nominato in realtà non è, beh, non è che è stata scritta per dire noi Mellow Mood siamo ancora qui, ma si parla più di noi esseri umani in generale. I Mellow Mood del 2018 cosa sono? Sono più vecchi, ma ancora giovani. Certo. Siamo più maturi dal punto di vista musicale sicuramente, poi come persone dipende, non lo so. Dal punto di vista musicale siamo più Sì. maturi, infatti questo disco a nostro avviso è il disco più, insomma, che ha un livello artistico secondo noi più Ok. alto degli altri, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda il suono, eccetera, eccetera. Quindi Mellow Mood del 2018 è gente decisa, risoluta, sì. Bene, bello vedervi così determinati. E, il vostro nuovo album si intitola appunto Large. Qual è un aspetto di questa produzione di cui andate particolarmente orgogliosi, visto che mi hai anche detto che appunto è un disco secondo voi riuscito molto bene? Sono tanti aspetti. Poi il disco è una cosa, tendenzialmente tu musicista la fai e da un certo punto di vista, boh, il disco è morto, l'hai fatto, dopo adesso c'è per gli altri, tu già stai pensando a un altro. Però dopo c'è tutto quel momento in cui tu veicoli questo disco, lo porti dal vivo e quindi lì poi si capisce cos'è effettivamente questo disco. Però o cosa poi ti renderà orgoglioso, che magari ancora non te ne sei accorto, no? Però allora, in questo caso avevamo l'idea di arrivare in studio da Paolo Baldini, che ha prodotto tutti i nostri dischi, anche questo, e un po' più preparati, nel senso che volevamo scrivere, finire di scrivere, di arrangiare il disco in sala prove, e l'abbiamo fatto. Questo ci rende molto orgogliosi. E poi probabilmente siamo riusciti ad avere quel suono che ci avevamo in mente, ad avere quella solidità che avevamo in mente, anche un'omogeneità che volevamo in questo disco, e all'interno di ogni canzone quella l'abbiamo raggiunta. Diciamo che per adesso siamo veramente soddisfatti, cioè, avevamo in mente questa cosa, questo disco qua, e l'abbiamo poi creato come ce l'avevamo in mente, almeno così ci diciamo, poi magari ognuno aveva detto una cosa diversa, ovviamente. Certo, beh, ma il risultato direi che è molto convincente. È Grazie. una curiosità di carattere, oserei dire, glottologico. Per i testi di questo lavoro siete stati aiutati da Solo Banton, che è un Sì. artista reggae britannico, che li ha ulteriormente avvicinati al dialetto giamaicano, diciamo. Voi in generale che tipo di lavoro fate sulla lingua nei vostri brani? No, non è la prima volta in verità che ci facciamo aiutare, non è una cosa che facciamo da almeno Almeno da Twins. gli ultimi tre dischi, Sì. compreso questo. Però la cosa diversa è stata questa, cioè volevamo che questa persona fosse lì. Innanzitutto doveva essere una persona con cui andavamo d'accordo, fosse una persona. E Solo Banton, oltre ad essere un bravissimo MC, come direbbero in Europa, è veramente un lyricist, cioè spacca proprio. È veramente una persona piacevole, devo dire, e quindi c'è stato senza dubbio la collaborazione anche dal punto di vista umano ha funzionato da subito, perché è una persona con cui si lavora veramente facilmente. Però volevamo che fosse lì. Prima facevamo le cose a distanza, capito? Quindi magari scrivevamo un testo o magari addirittura una strofa e mandavamo, me la correggi, abbiamo un po' di amici in Giamaica, eccetera. Però lavorare in maniera così spezzettata non funziona tanto, e stavolta volevamo che la persona proprio fosse lì e che fosse la stessa persona a correggere e vedere tutto quanto il disco. E quindi ha funzionato, è una cosa che ci hanno consigliato i Da Bink, che sono una formazione francese storica di reggae. Loro l'hanno fatto per il loro ultimo disco, con Solo Banton appunto, e l'abbiamo voluto provare, e è giusto. Sai, facendo una musica che è in un'altra lingua. Poi il reggae non ha le strutture che ha la musica pop, eccetera, quindi non è che vai in studio, c'hai il vocal coach, però avere uno che non ti fa da vocal coach, ma che ti fa comunque ti garantisco che questo va bene, questo no, ti fa, dici, vai senza dubbio con le idee più chiare e più sicure. Sì, va Diciamo sul che è una sicuro. responsabilità che noi, che facciamo
una musica che diciamo non è non nella nostra lingua, ma siamo su una scena internazionale, è una responsabilità sì. che sì. poi ci dobbiamo prendere. Ci sono artisti, cioè sì, bisogna sempre migliorare, ci sono artisti europei che hanno un impatto decisamente migliore del nostro, okay. però insomma ci arriviamo. Sì, sì, beh, sì, un passo alla volta. Decisamente credibili comunque. Leggo nel comunicato stampa che per la registrazione di Large avete usato una strumentazione che risale agli anni 80. Ci spiegate esattamente che tipo di strumentazione 80s avete utilizzato e perché questa scelta? Paolo Baldini risale agli anni 80, lui li ha vissuti, se fosse certo. lui annuirebbe. Cosa abbiamo usato? Abbiamo usato, forse tu ti riferisci, beh allora abbiamo usato le cose che sono... Penso che si riferisca più al materiale vintage che ha Pippo, che è il nostro tastierista, lui ha una okay. carina... Filippo Bureste, il nostro tastierista, diciamo che le tastiere le abbiamo registrate, l'unica cosa che è stata registrata fuori dallo studio di Paolo sono state queste tastiere a casa di Pippo che vive verso Rimini, vicino Rimini, e lui ha un po' di materiale vintage di tastiere Hammond e tutte quelle cose lì. Figo. E è stato davvero bello perché comunque ci sono certi suoni che una libreria non ti può ridare, non so come dire, ci sono certi suoni che uno strumento fisico, reale, in quel momento lì ti dà che non ti può dare nessun altro, quindi dà un altro, proprio un altro suono anche alla musica che fai, ai pezzi. Certo. Voi con la vostra musica avete girato il mondo, ci sono differenze fra l'Italia e il mondo per quanto riguarda la musica reggae? Cioè in Italia solitamente viene visto come un genere molto settoriale, ci sì. sono paesi in cui questa cosa è un po' diversa secondo voi? Sì, cioè sì. in cui è successo. Mm-hmm. Ma diciamo in Italia il reggae è proprio underground. Mm. La differenza che io vedo, allora, una delle differenze è che appunto ci sono altri posti in cui magari il reggae raggiunge il mainstream, cosa che in Italia non succede. Sì. Però un'altra differenza che io noto che è molto bella è che ci sono altri posti, per esempio in Latino America, in cui la musica, al di là del reggae, fa parte del quotidiano sì. in una maniera che qui non è comparabile, nel senso che la musica piace tantissimo, sì. ascoltano musica tutto il tempo, vogliono ballare, eccetera, eccetera. Quindi anche concerti reggae, che poi è una musica settoriale anche lì, però ci va tantissima gente. Mm. Vuoi perché sono tanti, perché magari suoni a Bogotà o a Città del Messico, sono 22 milioni. Certo. Ok. Però c'è un certo tipo di partecipazione al concerto che è un po' diversa. Un po' diversa rispetto sì. a qua. Questo sì. sì. E poi non so se tu volevi dire... No, questo sì. Poi in verità, come dire, non... è una musica underground. Dicono che sia la musica più suonata e ascoltata al mondo. Quindi comunque, certo, appunto, stiamo parlando dell'Italia. Non è che... Il fatto di non essere mainstream o di non avere quei veicoli non è una cosa che si soffre più tanto. Si soffre magari la difficoltà di dover fare ingranare una macchina e di dover veicolare la propria musica nei canali non per forza, diciamo, quelli proprio, come dire, mainstream, ma anche quelli un po' più popolari. Quello ovviamente sì, però come diceva lui c'è una partecipazione del basso molto, molto buona, che è la cosa che dà più soddisfazione. Certo. Poi le cose funzionano. E c'è anche un po' questo senso di dire, cioè, non so come dire, di essere un po' diverso, cioè nel senso, è un po' una musica per eletti, se poi uno vuole proprio, sì, come sì, si dice, consolarsi, può anche pensarla così, no? Cioè non essere parte di non finire là non è per forza male, se succede succede, se non succede, ripeto, ma noi siamo degli eletti. Sì, va bene, vi faccio un'ultima domanda. Qual è secondo voi il significato politico e sociale del reggae al giorno d'oggi? Questa è una bella domanda. O quale dovrebbe essere? O quale dovrebbe essere? Cioè il reggae comunque come genere è nato in un contesto, in un mondo anche completamente diverso. Cosa significa fare reggae oggi? Il mondo è cambiato nel frattempo, no? Perché viene da una piccolissima isola che ha influenzato in maniera... veramente, veramente impressionanti il resto della musica del mondo. E qui risponderti in due parole è impossibile, perché il mondo è un altro mondo, noi non siamo giamaicani, abbiamo preso del reggae giamaicano quello che risuonava con noi, quello in cui ci riconoscevamo, altre cose all'inizio ovviamente non le abbiamo capite perché erano diverse. Secondo me però il reggae ha sempre avuto almeno un messaggio che potesse essere universale tra gli altri, che è quello, insomma,
a me, rispetto per esempio alla musica che c'è, oggi, ma anche alcuni artisti giamaicani drag di oggi, in verità veicolano un messaggio un po' in cui non mi riconosco. La musica di oggi ti fa credere, insomma, almeno quella a cui sono esposti i giovani, che l'unica riscossa è quella economica, che tu devi, l'importante è che tu un giorno entri nella boutique di Gucci, perché se lo fai, sei qualcuno, hai vinto, oppure hai avuto la tua riscossa. Ma questa è un'illusione, no? La musica reggae, quella fatta dai Rasta, la prima musica reggae, parlava di una vita semplice, delle necessità vere, non di falsi bisogni, capito? E quindi la musica reggae oggi dovrebbe veicolare questo messaggio qua, secondo noi. Certo, la trovo una risposta molto pertinente. Grazie. Un saluto agli amici di Billboard Italia. Ciao amici di Billboard Italia. Grazie ragazzi. Ciao, grazie a voi.